Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata delle interviste di Innovation Young, la rubrica che abbiamo appunto creato per conoscere le nuove realtà degli artisti emergenti della zona di Monfalcone e dintorni. Oggi con noi c'è Francesco. Ciao. Bella. Come stai? Grazie di essere qui. Oh, tutto bene a posto. Te, tutto Bene. bene? Sì, grazie. Grazie, non mi dire, ho bisogno di uscire con questo stomaco carino. Educazione. Bravo, bravo. Ti ringrazio di essere qui a fare questa intervista. Piacere per me, più che altro. Bene, perfetto. Sei qui ospite perché hai partecipato alla compilation di Io canto da casa, la compilation che ricordiamo è stata creata dal Centro Giovani Monfalcone per registrare dei brani creati in quarantena di giovani artisti appunto della zona, registrati ovviamente quando si poteva, non in quarantena perché siamo legali ragazzi. Esatto. Vuoi parlarci un po' di questo pezzo che hai inserito nella compilation? Come si chiama? Di cosa parla? Ok, allora, il pezzo si chiama You Don't Know, scritto alla inglese. Alla fine il testo però non è in No, inglese. è tutto in italiano, solo il titolo. Ah, ok, perfetto. E praticamente il pezzo parla di un po' del mio trascorso di vita. E trascorso ho fatto la stagione estiva come animatore. E appena sono tornato ho avuto un po' di picchi, sia alti che bassi, soprattutto i bassi. Quindi il pezzo nasce un po' da quel mio, dal sentimento che provavo in quel periodo lì, e ho buttato giù un po' di idee, un po' di tutto, e poi durante la quarantena siamo riusciti a concluderlo, a finirlo, quindi top. Perfetto, perfetto. Quindi insomma tu hai detto dei picchi bassi, quindi insomma sei caduto emotivamente, psicologicamente, in quel senso? Emotivamente sì, più dal punto di vista psicologico, nel senso, mi sono successe delle cose che ovviamente non starò qui a dire, e sentirete nel pezzo. Perfetto, ma vuoi darci un piccolo spoiler su qualche tematica oppure vuoi lasciare tutto quanto alla sorpresa? Di cui tratto nelle canzoni, voglio lasciarle nelle canzoni, ecco, mettiamola così. Metto al primo posto la musica e poi le Ok, bene, quindi abbiamo un ospite molto misterioso, ragazzi, oppure un parole. abile venditore che vuole obbligarvi ad ascoltare il pezzo per capire di cosa parla. Complimenti, userò anche questa strategia. No, non è vero perché sono un chiacchierone, devo raccontare sempre tutto. Ma ognuno suo alla fine. Bello, bello, bello. Quindi, insomma, sei riuscito a scrivere da una situazione? No, solitamente tu ti fai ispirare appunto più da queste situazioni un po', come posso dire, non molto positive all'apparenza, oppure scrivi sempre indipendentemente da cosa ti capita? Ti dico, fondamentalmente quando io ho l'ispirazione giusta, quando ho un'idea, cerco di buttare giù immediatamente, o da solo o con il mio produttore, Siki, che appena ho un'idea la dico a lui, la mettiamo insieme, eccetera, oppure butto subito io qualcosa giù. E in realtà no, nel senso io scrivo perfettamente anche quando sono super allegro, di solito la tristezza mi ammazza proprio mentalmente e non riesco a fare nulla. Di solito se dopo la di un qualcosa che mi è successo lo faccio nel momento in cui io l'ho già elaborato, l'ho già superato. Beh, magari superato no, però l'ho già elaborato, ho detto ok, mi è successo questo, adesso sono lucido, posso parlarne. Esatto, e riesce a rifletterci su e quindi magari a creare una forma Certo. d'arte come una canzone. Esatto. Poi è chiaro, nel senso, a quelli che invece fanno le canzoni o creano, quando proprio sono giù di morale, lì sono metodi, nel senso, No, ovviamente. è bello il fatto che siamo tutti quanti diversi. Esatto, nel senso io poi sono molto pignolo sui miei pezzi, quindi devo essere veramente lucida perché devo strutturare qualsiasi cosa presente. Se faccio nel momento in cui sono giù, mi faccio perdere dalle emozioni, da tutte, faccio Sei un un perfezionista, ovviamente. burro. Perfezionista lo spero, speriamo sia tutto perfetto, però sì, ci ragiono molto sulle Guarda, ci cose. contiamo, guarda, mi stai convincendo, anche senza avermi detto praticamente niente sul pezzo, guarda, però mi hai convinto. Tu da quanto tempo canti? Come sei nato? Musica praticamente sempre fatto parte della mia vita, anche quando non me ne rendevo conto, perché sai quando magari giri per casa che sei ancora con il pannolone, la mamma che mette i dischi, eccetera, l'ho sempre avuta, mi è sempre piaciuta. Poi in realtà ho scoperto di avere un amore, un po' più amore per la musica,
l'ho scoperto, un amore viscerale. Esatto, verso terza media, prima superiore, lì ho capito, ok, è qualcosa di più, non è un semplice passatempo. E poi quando si è fatta la terza superiore, più o meno, ho cominciato proprio a fare, boh, adesso mi metto, facciamo, vediamo cosa esce. Diciamo che i generi top per me sono, rimangono sempre rap e EDM, quindi tutta house, dance, tutto quello che mi piace un sacco. Forse più l'EDM che il rap, devo essere sincero. Poi devo dire, insomma, dei generi che sicuramente pegliano molto l'ascolto delle persone, che sottopano fortissimo, sì, in questi tempi in radio, ti ascolti. Non nego che mi faccia piacere, nel senso, è la roba che faccio, quindi ottimo, meglio così. Devi spiegare quando qualcuno riesce a capire il pezzo che tu stesso ami o il genere che tu stesso ami, come lo ami tu. Sì, quello fa super piacere. Bene, allora ti ringrazio comunque per questo excursus su il house, il rap e la musica che più ami. E ti ringrazio anche per aver condiviso con noi le tue esperienze e i tuoi pensieri. Dove ti possiamo trovare? Per le quante gode le novità, sicuramente Instagram. Basta che cercate fra.maler e trovate tutto. C'è il mio profilo. Maler è il tuo nome d'arte? Sì. Bello, bello, mi piace. E poi YouTube, che trovate già due pezzi pubblicati durante l'arco dell'anno scorso. Il link lo trovate sul mio Instagram. Il primo pezzo che era puramente EDM, il secondo puramente rap. E volevo un attimo capire un po' come, cosa piaceva e cosa non piaceva, ecco. E alla fine? E alla fine sono uscito che ho unito le due cose. Continuo su perfetto, questo. Perfetto, direi benissimo. Quindi decisione, uniamo e creiamo cose di nuovo. Qui seguiremo di sicuro e andremo ad ascoltare questi pezzi puramente DM, puramente per poi valutare rispetto al pezzo della compilation come è stata questa tua evoluzione stilistica. E ovviamente ascoltate You Don't Know, ovviamente. Esatto, esatto. Ascoltate You Don't Know che troverete sui nostri canali Spotify e YouTube del Centro Giovani Innovation Beyond, su Instagram, con i link per il canale su YouTube Innovation Radio, in cui troverete anche questa intervista, oltre al pezzo appunto della compilation, tutti gli altri pezzi della compilation Io canto da casa ed altre interviste e tanti altri contenuti. Ti ringraziamo davvero di essere stati con noi. Parlo al plurale perché sento la mancanza di Francesca, ma sono solo io oggi. Francesca, dove sei? Però ti ringrazio davvero tanto e vi ringrazio anche a voi per averci seguito. Buona giornata e buona giornata a tutti quanti. Ciao. Bella a tutti.